Ci sono molti che sostengono che il male del secolo non siano le malattie incurabili, ma siano i migranti. E contro di loro, sempre più spesso in Europa e anche in Italia, si scatena un linguaggio razzista, xenofobo, violento, istigatore. E quello che è accaduto a Macerata è l'effetto di tutto questo. Allora bisogna combattere questo linguaggio d'odio, combatterlo soprattutto sui social media, presentare una narrazione corretta, rispettosa dei diritti e della dignità delle persone. Un'organizzazione che è nata per difendere e promuovere la libertà di espressione, oggi è costretta, sente la necessità di ricordare che la libertà di espressione non è infinita, non è illimitata. E l'odio non può essere spacciato per libertà di espressione, l'odio va combattuto e contrastato. E chiediamo a tutti coloro, in particolare a coloro che hanno responsabilità, di contare fino a 10 prima di prendere la parola.